Tre punti che sanno innanzitutto di ossigeno per un Foggia che in primis ha salutato, si spera una volta per tutte, i bassi fondi della classifica. Battere il Taranto non è stata certamente un'impresa, ma neanche una passeggiata di salute, specie nel primo tempo. Si sono sentite infatti le scorie delle precedenti tre sconfitte consecutive. Siamo stati bravi, come ci capita spesso, nelle sostituzioni, nel variare la squadra. È stato un altro Foggia il secondo tempo, ma non perché il primo tempo avesse fatto male, magari sbagliavamo troppe giocate, venivamo dietro e non giocavamo in verticale. È servito un secondo tempo di aggressività e convinzione per liquidare un limitato Taranto e per regalare a Capuano il primo successo della sua gestione. Il tecnico esalta questa vittoria e va oltre il valore dell'avversario. Non era facile questa partita, poi l'abbiamo vinta, penso che l'abbiamo vinta in maniera strameritata, facendo un grandissimo secondo tempo. Era molto più difficile la partita di oggi che quella del Potenza e del Catania. Ascolti me, in questa situazione, in questa posizione, questa era molto più difficile. Millico ed Emmausso, da Capuano prima bacchettati, Postavellino poi baciati e coccolati nel derby. Il bastone e la carota, strategia vincente per inculcare i suoi principi. Ho visto giocatori tipo Millico e Emmausso fare la fase difensiva che non è le loro corde, quindi questa è una cosa molto molto positiva. Tra i pali intanto De Lucia spodesta nuovamente Perina dopo 4 gare. Capuano fa chiarezza anche in vista del futuro. Se ha giocato De Lucia, ritengo al momento De Lucia un buon portiere. Abbiamo due portieri importantissimi. Se ho fatto giocare De Lucia, io mi assumo sempre le scelte. Ho cambiato 5 persone, 5 giocatori rispetto alla partita di Avellino. Quindi ho fatto delle scelte e grazie a Dio queste scelte ci hanno premiato.